Ho vinto dopo 48 interminabili turni. Ciao ragazzi, ben ritrovati da Androlink e benvenuti in questo nuovo video. Oggi continuiamo Yu-Gi-Oh! 5Ds e mancano pochi duelli. E iniziamo Zexal, giusto? Zexal. Wow, poi abbiamo Arc 5 o Arc V e poi V-Reigns. V-Reigns non ho la minima idea. Tra l'altro non mi ricordo in quale di queste due o addirittura questo viene introdotto, vengono introdotte le magie dolce. Qui i Pendulum, qui ne sono sicuro i Pendulum, ma questi due? Non ha importanza, ci penseremo quando sarà il momento. Oggi verità e conseguenze. E questa chi è? Rimase solamente un predestinato oscuro e toccava ad Akiza eliminarlo. Ma così subito? Niente, niente dialogo? Niente dialogo! Ma per una volta non c'è il dialogo? Va bene. Dico, ah, mi leggo il dialogo, vediamo. Misty Treadwell. Chi cavolo è Misty Treadwell, mo? Carta. Me lo seleziona carta, facciamo carta. Secondo. Non ho idea di cosa facciano tutte queste carte. Ne conosco una. Muro di spine, forse conosco, ma neanche. Strega viola. Iniziamo mettendo Cavaliere della Rosa del Crepuscolo, che quando viene evocata normalmente mi permette di evocare una carta mostro dalla mia mano, che sia pianta però. Grazie al suo effetto posso offrire un mostro di livello pianta scoperto per evocare specialmente un mostro pianta dal mio deck. Avrà effetto anche se sacrifico questa? Sì, a quanto pare, però aspetta. Aspetta, vediamo cosa c'è. Rosa splendida. Ma direi di evocarla, Rosa splendida, mi piace. Non è male l'effetto. Dunque, quella va al cimitero e posso attivare l'effetto di Rosa splendida allora. Sì, ok, dato che c'è la carta pianta al cimitero. Posso bandire un mostro pianta dal cimitero. Questo è pianta. Perché non me lo fa? Vabbè, giochiamo una carta coperta trappola. Bah, attacchiamo. Ah, scheggio dell'anfora, ok. Quanto c'è questa? 1.400. Attacca un mostro durante il calcolo dei danni. No. Così dimezza l'attacco e posso riattaccare un'altra volta. Ok, no, stavo un attimo riflettendo su quello che dovevo fare. Perfetto. Ma, non male come primo turno, eh. Ok, è un segnamostro? Sì, due. Ah, tre mostri. Vabbè, posso dimezzare. Mannaggia. Vabbè, la evoco. Tanto non si attiva l'effetto perché controllo altre carte. Quindi attacchiamo. Questa. Ma quindi questa carta ha un effetto veloce? Ha un effetto rapido? Molto strano. Vabbè, io ho 2000 di difesa, quindi anche mi attacca sono coperto comunque. Evoco strega viola. Attacchiamo questa. No, non attivo l'effetto. Ma è un effetto rapido della carta, strano. 2000. Cacchio. Niente, devo aspettare. Ok, le spade se ne vanno a questo punto. No, dopo. Ok. Aia, 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 aia. Ok. Va bene, va bene. Va bene. Attaccasse pure. Prego, prego, attacchi pure. Sì, ah, viene scelto come bersaglio un mostro pianta. Ah, cavolo. Mi sono sbagliato, vabbè. Ok, ho capito il suo gioco. Provo ad attaccare, anche se credo che andrà male. Madonna. Ho in mente un'altra cosa da fare. Questa la mettiamo qui. Aspettiamo che si finisce il deck o che elimini le sue carte messaggero di pace. Non lo so, perché tanto alla fine. Sì, puoi anche fare quello che ti pare, puoi aumentarti i life points, ma se finisci poi il deck, ciao. Che è mo questo? Vabbè, ciao. Non so che fare, ragazzi. Oh, sì! Sì, ho liberato il campo! Oh, yes! Oh, sì! Oh, sì! Sì, ragazzi, sì!
Sono riuscito a liberare il campo. Le ho distrutto il guardiano terrestre e ho liberato il campo. Sì. Paga, paga. Prego, prego. Venga pure, venga pure. Venga pure, venga. Mamma mia. Mamma mia, ragazzi, che roba. Wow. Allora, qua voglio fare una bella giocata. Vai, vieni qui, in difesa. Ok. Allora, devo giocarmela bene ora. Evochiamo questo qui, tuner. Qui. Sì. Evochiamo un'altra rosa splendida. Questa e questa. E tanti cari saluti. Attivo l'effetto. Eliminiamo questa dal cimitero. E dimezziamo l'attacco di questa carta. 1400, questa anche 1400. Andiamo in battle phase. Attacchiamo. Ah, non può essere di bersagliata questa? Non posso attaccarla, è vero. Melma. Attiviamo Sepia Guardiana. Evoco il drago della rosa nera. Lo faccio. In attacco, baby. Attiviamo l'effetto, certo. Mettiamo questa qui coperta e via. Cavolo, cavolo, che palle sto duello. Quasi 50 turni. Ma me l'aspettavo un po'. Non attacchi? C'ha paura? Ti fa cosciculetto? La flippo. E quindi questa viene distrutta? Sì. Ho vinto dopo 48 interminabili turni. Però è fatta, ragazzi. Che sta succedendo? Perché la terra trema? Guarda laggiù! Un altro predestinato oscuro. Ma chi potrebbe essere? Non lo so. Ma ho la sensazione che stiamo per scoprirlo. Ma io lei non me la ricordo mai. Misty Treadwell. Non me la ricordo mai. Il segno della condanna. I predestinati non riuscirono a sconfiggere tutti i predestinati oscuri prima del tramonto. Così il re degli inferi apparve. Che bello. Yusei e gli altri predestinati furono trasportati dal drago Cremisi nel luogo di Rex Goodwin. Non è questo il tempio sotto la villa di Goodwin? Il re degli inferi si sta dirigendo qui, ma per quale motivo? Non lo so. In questo caso permettetemi di spiegarvelo. Siete riusciti a sconfiggere i predestinati oscuri, ma non in tempo per chiudere le porte degli inferi. Il re degli inferi sta venendo qui per il rituale. Quale rituale? Il rituale che è stato eseguito in questo tempio per molti millenni. Questo duello rituale mi permetterà di diventare onnipotente e governare il mondo. Predestinati, preparatevi. Vi schiaccerò e vi spedirò negli inferi. Dopodiché, il re degli inferi accetterà la mia offerta e il mio piano finale sarà finalmente pronto. Ma allora, accetterai questo duello, non è vero? Certo, se per mandare via quel mostro devo batterti, consideralo fatto. Questo calamaro gigante trascina i suoi nemici in una profondissima tomba marina e si vede che ci starà solo. Che mi selezioni forbice e vinco. Grande. Vado per secondo, grazie. Però non capisco perché tutti quanti i cattivi a un certo punto mettano su massa muscolare come se i muscoli dovessero incutere timore. I muscoli sono inutili se poi non sai come tirare un pugno. Oh, buono. E ora? Non male colpo sincro. Non lo so, ragazzi, è un turno un po' particolare questo. Ho messo Spaventapasseri di Ferraglia. Ho messo un'altra carta coperta qui, che mi servirà più in là, magari. Ecco. Qui là, Drago della Luna. Diciamo che Spaventapasseri potrei attivarlo anche ora. Ho messo anche colpo sincro coperta, ma non l'attiverò mai. Richiamo The Possessed. Ma che cazzona? No. No, attacca pure. E ora attiviamola. E niente, l'attacco finisce. Ok. Ok, posso scegliere allora di evocare un mostro di livello 2 o inferiore. Perfetto. Qui. E ora. No, no, no. Ora lo vedi. Evoco Guerriero Rottame. Mando questa. E. Ah, questa!
giusto. Pensavo il pulcino, non so per quale ragione, nonostante avessi visto che era di livello 1. Ora possiamo attivare questa. Bene. 500 attacco per ogni mostro che è stato utilizzato. E attacchiamo. Sì, guadagna un po' di life point, ma almeno viene distrutta. E finisce il mio turno. Non male. Ok, torna a 2006. No. Potevo attivarla, ma no. Cioè, tanto tornava coperta, sì, però... Boh. Distruggo questa perché è pericolosa. Se mi evoca un mostro tuner, quella diventa di livello 5. Ed è pericolosa. Ok. No, 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 va bene così, non c'è problema. Non c'è problema. Dato che controllo un mostro sincro, posso distruggere questa. Mi dà fastidio vederla lì, ok? Evochiamo Rottame. Vediamo un po' questa. Pezzettin di pezzo. Ah, pure questa. Tratta per cambiare, eh. Mamma mia. Sì, mi volevo attaccare per distruggerla. L'ho fregato. Col cavolo che vi faccio evoca un mostro. Cioè... Ha preso per scemo, ma ha preso. Ora attivo l'effetto che non ho attivato prima. Vorrei evocare il drago maestoso, ma no. Mettiamola qui. Così mi difende. Ok. Battle phase. Puoi evocarlo ora, è vero, ma almeno posso attaccare anch'io. Ecco, per questo l'ho fatto. È stata una bella giocata, insomma, dai. Va bene. Sei bravo. Me la sono giocata piuttosto bene. Se mi evoca però il guardiano della terra, so cavoli miei. Ok, non ha nulla. Tranne quella carta coperta che potrebbe essere ovviamente una trappola. Rinforzi dell'esercito mi piace. Mandiamocela così, mandiamocela. Sì. Ok. Tutto buono. Ottimo. E anche questo attacco diretto. Ah! Ora, se però pesca Mausoleo, è bella che è finita, posso anche abbandonare. Però c'è spaventapasseri. Stiamo attenti. Yes! Evito di fare cavolate tipo evocare mostri e quant'altro. Sì! Perché? Cos'è che ti ha spinto a rompermi le uova nel paniere? Cioè, tanto andavi a perdere comunque. Lo sai se perdevi o no? Dopo la battaglia con Rex Goodwin, i predestinati evocarono il Draco Cremisi e distrussero il Re degli Inferi. Yusei si svegliò in uno strano luogo. Dove sono? Goodwin, sei veramente tu? Non solo io. Ciao fratello, sono così felice di rivederti. Sembra che sia passata un'eternità. Infatti. Dove siamo? Tra luce e le tenebre, un luogo di pace, ed è grazie a te. I legami che formiamo sono davvero tutto ciò che conta nella vita. Yusei, mi raccomando. Ora, se vuoi scusarmi, io e mio fratello dobbiamo recuperare il tempo perso. Ragazzi, terzo ed ultimo duello per oggi, duello cavalleresco. 6 mesi dopo la distruzione dei predestinati oscuri, il ponte tra Nova Domino e Satellite fu completato. C'è speranza per lo stretto di Messina? No, così chiedo. Il divario tra Nova Domino e Satellite non esisteva più e la tensione tra il popolo dei due distretti era finita. Anche se tutto sembrava tranquillo, non sarebbe passato molto tempo prima che sorgesse un nuovo male. Dopo che una meteora nella forma di una carta colpì la terra, nei pressi di Nova Domino 3 stranieri apparvero che... Primo. Eccellente, è arrivato in un unico pezzo. Sì, ha già lasciato il segno, direi. Che altro ci si poteva aspettare? È la mia carta? Esatto, quindi credo che tu andrai per primo. Si chiama Primo. Cerchiamo di non correre. Ricordate, c'è un piano che dobbiamo seguire. Questo qui secondo me lo doppiava Ubaldi. Pietro Ubaldi perché è un personaggio adatto a lui, si vede. Uno che ha un sopracciglio così importante.
Certo che mi ricordo, l'ho creato io ed è perfetto. Ehi, chi siete voi tre? Cosa state facendo qui? Vi ordino di sgomberare questa zona adesso. Io ti ordino di fare attenzione a quello che dici, verme! Ma con chi pensi di parlare? È questo il modo di comportarsi con i tuoi nuovi direttori? Nuovi direttori? Sì, noi tre condivideremo il lavoro, siamo i vostri nuovi capi. Oddio, mi dispiace, nessuno me l'ha detto. Chiedo perdono! Nel frattempo, l'agente di sicurezza, Tetsu Drudge, visitò Yusei, Jack e Crow. Poppo time! Perché poppo è il rumore che fanno i piccioni in Giappone, fanno poppo poppo poppo. Capito? Non ditemi che state ancora lavorando al nuovo prototipo di motore. Ora sono amici, ma hai ancora il marchio qui del carcerato. Questo ci aiuterà a vincere il Grand Prix, la competizione di duelli più dura e difficile di un Nova Domino. Siccome ci sono tre duellanti per gruppo, abbiamo creato un nuovo design per il motore, che potrà potenziare tutti i nostri runner in una volta. Cos'altro avete da dimostrare? Avete già salvato il mondo! Avremmo anche salvato il mondo, ma non possiamo rilassarci troppo. Abbiamo quasi perso tutto quello che era importante. Già. Yusei fu sfidato a un duello turbo da un duellante misterioso. Una donna? Sì, Sherry LeBlanc. Fatti avanti, Yusei Fudo! Fatti avanti e combatti. E perché dovrei duellare con te? Non è scelta. Va bene. Praticamente lei ha fatto un motore particolare che se fermi la moto, il duel runner, mentre combatti muori. Che bello. Voglio provarlo anch'io, Sherry LeBlanc. Magari poi andiamo cena fuori, No, così, giusto per dire. Ah, però, buco nero. Iniziamo bene. Insegno. Ok. Che schifo. Non ho nulla, a parte sintonizzare. Lei ha 1400 in difesa. Ah, ma il mio stesso mostro ha. Ok, allora giochiamo in questa maniera. Ok. Ah, buco nero è andata al cimitero. Potrei anche... Guarda, è sbagliato usarla ora. Però, pur di farle 700 punti d'anno, sono pronto a tutto. Artorigus. Beh, scusami, Però Artorigus mi ricorda certi nomi un po' particolari. Non vorrei dire. Artori. Metto in difesa tanto per evitare danni superflui. Ho ancora spaventapasseri, non ti ricordi? Non si ricorda. Se pescassi un mostro tipo rottame... No, non va bene. Ah, buona. Wow. Potrebbe fare una strage con ritorno totale. Ok, ok. No. Ok. Torna in mano. Sì, attiviamo questa. E via. Buono, sono ancora in game. Dato che ha già evocato, se la prende in saccoccia. Wow. Allora, ho un bel po' di roba da vedere. Ok. Mi piace. Ci sta alla grande. Turbo guerriero, bello. Attacchiamo allora. Questa sì, più danni. Tra l'altro questa qui non può essere bersagliata da carte di livello 6 o superiore. Quindi, dagli effetti, se non sbaglio. Dagli effetti, sì. Ma tu guarda. Comunque sia, se distrugge... Stavo per dire, se mi distrugge due carte... Stregone dei fiori. Ah, dal mio cimitero poi. Bravissima. Ciao. No, va bene così. Niente, finiamo il turno. Ragazzi, questo duello è già più interessante degli altri, eh? Molto più interessante. Contro Goodwin anche, è stato un po' strano. Mi vuoi attaccare per forza? Ma sì che, guarda, mi difendo. Scusami se lo faccio. Vabbè, si sta smezzando. Ah. Ho capito. Ma potrei finire il duello in un paio di turni, se continua così. Distruggilo pure. Sì, ora sì che è attrattivo.
Eh beh, scusami, eh. Sai com'è. 3. Mi prendo questa, grazie mille. Attacchiamo. Buono. E meno 2009. Sì, il prossimo turno se ne prende 1000. Ma chi se ne frega? Scusami. È fatta, a un certo punto. No. Cosa attacchi direttamente? Cosa attacchi direttamente? No, mi sono sbagliato. Prima volevo attivare questa qui, ma mi sono sbagliato. Niente. Ah, ok. Ok, va bene, va bene. Sì, 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 fallo pure, fallo pure. Wow. Va bene. È un problema. Aspetta. Eccola. Eccola. Ok. Perfetto. Ah, ok, comunque posso distruggere l'avversario, che si attiva l'effetto. Quindi, boh, ok. Non so perché mi sono un attimo perso con la carta lì, vabbè. Nulla di che. Una stupidaggine ho fatto. Stavo un attimino ragionando male. Si prende comunque un bel danno. Sì, continua ad attaccare, perso. Ciao. Perché l'ha fatto? Tu chi sei? Il mio nome è Sherry LeBlanc. Volevo giusto vedere la tua reazione sotto pressione. Sei passato a pieni voti. Ti voglio nella mia squadra. Tu ed io correremo insieme nel Gran Prix Mondiale e vinceremo tutto. Tutto quello che è nostro. Veramente? Devo averti nella mia squadra per forza. E perché? Se devi saperlo, Monsieur Fudo. Voglio la... Ah, quindi lei è francese! È una francesina! Se devi saperlo, Monsieur Fudo, voglio la mia vendita. No, vabbè, evitiamo. E non mi fermerò per nessuna ragione, fino a quando non l'avrò. Contro chi? Contro un'organizzazione conosciuta come gli Aster. Hanno rapito i miei genitori quando ero solo una bambina. Sono riuscito a fuggire e ho passato tutta la mia vita in fuga. Gli Aster? Ho sentito quel nome da fratello di Goodwin, Roman. Da quel poco che so, sono una società segreta con strane idee sull'universo. Operano in segreto e faranno di tutto per sbarazzarsi di chiunque osi fermarli. Ecco perché sono venuti per la mia famiglia. Mi dispiace tanto, Sherry. Gli Aster sta tirando i fili dietro ai Gran Prix di corsa mondiale. È per questo che voglio vincere, per avvicinarmi a loro. Devo sapere cosa l'Aster ha fatto con i miei genitori e che cosa hanno intenzione di fare. Devo vincere questa gara. E so che posso farlo con te nella mia squadra. È una lunga strada da percorrere, mon ami. Alla prossima, you say Fudo. E ciao allora, alla prossima. Ragazzi, termina anche questo episodio. A parte che ho fatto il conto male, mancheranno altri 2 episodi, 3 massimo per finire anche 5 D's. Ad ogni modo, vi ringrazio per aver seguito anche questo episodio. In descrizione, link per Instagram. E noi ci vediamo, come sempre, al prossimo video. Bye bye!